Live Social. Amici di Live Social, bentornati, bentrovati a questo nostro consueto appuntamento, questo spazio dedicato all'approfondimento che ci serve per comprendere le tante realtà, ma anche conoscere le tante realtà che sono sparse sul territorio. E grazie davvero a tutti i professionisti che quotidianamente sono qui insieme a noi a raccontarci attraverso temi, argomenti, suggerimenti, indicazioni, il loro lavoro, la loro competenza e darci ovviamente anche informazione corretta. Oggi siamo in compagnia dell'agronomo Paolo Caglioni e a lui diamo il nostro benvenuto a Live Social. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Grazie per la sua disponibilità. Allora, lei ha uno studio dedicato ovviamente alla sua professione, quello di agronomo, ma anche non solo, cioè lei si occupa proprio di architettura naturale, biorigenerativa e connessa a temi naturali. Ce lo vuole descrivere? Sì, allora io mi occupo di bioedilizia, di architettura naturale da un lato, nel senso che ho effettuato un percorso formativo sulla progettazione sostenibile, la progettazione di edifici ecologici, e in realtà questo tema, che è un tema in genere di competenza degli architetti, è vicino invece anche alla mia formazione, perché in realtà spesso la bioarchitettura, la bioedilizia tratta materiali che sono derivati dall'agricoltura, dalla campagna, o addirittura utilizza dei modelli costruttivi che sono quelli dell'edilizia rurale tradizionale, per esempio l'utilizzo della pietra, l'utilizzo della terra cruda, dell'argilla, cioè l'utilizzo del legno e così via. E quindi diciamo che i due temi sono abbastanza vicini. A me interessava molto un approccio legato all'utilizzo di soluzioni naturali e quindi mi sono avvicinato a questo tema. Ecco, che cos'è l'architettura naturale e come si coniuga con l'agricoltura biorigenerativa? Dunque, intanto l'architettura naturale è una tecnica di progettazione architettonica che utilizza soluzioni naturali e che cerca di mettere al centro del progetto la vita, l'uomo, in modo tale da garantire appunto alle persone che utilizzano strutture realizzate con criteri di architettura naturale il miglior livello di benessere, la migliore qualità di vita. E per fare questo si utilizzano tante soluzioni diverse, adesso sono tutta una serie di modalità di intervento, ma in generale si cercano di privilegiare materiali naturali e atossici e si cerca di rispettare nel modo massimo possibile appunto quella che è la fisiologia dell'uomo. Tenga conto del fatto che normalmente negli ambienti in cui viviamo, in tutti sostanzialmente gli ambienti in cui viviamo, sono presenti una serie di inquinanti, una serie di sostanze inquinanti, per cui la qualità dell'ambiente indoor spesso è inferiore alla qualità dell'ambiente esterno, la qualità dell'aria interiore. E quindi l'architettura naturale ha proprio come obiettivo quello di progettare delle strutture, delle residenze, anche delle strutture non residenziali, ma che siano più naturali possibili e più adatte possibili a garantire appunto una buona qualità di vita alle persone che vi stanno. Mentre per quanto riguarda l'agricoltura biorigenerativa? Allora, diciamo che intanto architettura e agricoltura sono due temi strettamente collegati. Certo. L'architettura è nata quando l'uomo ha cominciato a coltivare, tanto per intenderci. Quindi agricoltura e architettura sono due lati di uno stesso modo dell'uomo di relazionarsi col territorio e con la natura. L'agricoltura rigenerativa è una tecnica, diciamo, innovativa, che si contrappone all'agricoltura convenzionale, alle modalità dell'agronomia classica, nel senso che invece di utilizzare mezzi meccanici e risorse e prodotti chimici come insetticidi e altre cose di questo genere, cerca di migliorare la qualità della produzione agricola utilizzando esclusivamente le risorse naturali, e cioè in particolare utilizzando
la microflora presente nel terreno, i funghi e i batteri che sono presenti nel terreno. Il suolo è in grado, attraverso questa microflora, si parla di microbiota, quindi l'insieme dei funghi e dei batteri che sono presenti nel terreno, il terreno appunto è in grado di fornire le sostanze nutritive alle piante perché possano crescere, ed è in grado anche di migliorare le difese immunitarie delle piante, le difese, le capacità di difesa delle piante da insetti, da parassiti, da funghi e batteri patogeni, migliorando quindi la qualità della produzione agricola. Quindi si può ottenere un prodotto agricolo di buona qualità, integralmente biologico, con tra l'altro una serie di costi inferiori rispetto alle colture convenzionali. Allora, lei ha anche associato una teoria nel sito paesaggio.net, dove ritroviamo appunto il lavoro di Paolo Caglioni, dedicata proprio alla stretta simbiosi che c'è fra l'effetto scatenante del coronavirus e determinate polveri sottili come la PM10 e la PM2.5. C'è una tesi, c'è una... come dire, un abbinamento, un'ipotesi, anzi forse qualcosa di più di un'ipotesi, per cui questo a sostegno di quanto è importante ritornare, fare veramente dei grandi passi indietro rispetto a quanto noi abbiamo fatto sia in agricoltura sia per quanto riguarda appunto il discorso dell'agricoltura biorigenerativa, giusto? Sì, è necessario cominciare a interpretare il rapporto dell'uomo con la natura in modo più maturo, più efficace. Insomma, abbiamo degradato moltissimo delle risorse naturali, abbiamo creato una serie di scompensi che tra l'altro in parte vediamo anche tradotti nei cambiamenti climatici, e adesso dobbiamo cominciare, tra l'altro anche questa epidemia di coronavirus in parte ha una origine collegata a una serie di aspetti ambientali, quindi dobbiamo cercare di migliorare il rapporto con la natura. In particolare per quanto riguarda il coronavirus è stato dimostrato dalle ricerche di alcune università che c'è una correlazione tra la diffusione del coronavirus e la sua virulenza anche con la presenza appunto di polveri sottili, in particolare del PM2,5, quindi quel particolato sottile che è prodotto fondamentalmente dal riscaldamento delle abitazioni, dalle automobili, dalle industrie e solo in piccola parte anche dall'agricoltura. Quindi dobbiamo migliorare in tutti questi ambiti, cioè dobbiamo riscaldare di meno, e quindi per questo tra l'altro l'architettura naturale può essere un utile strumento. Dobbiamo ridurre l'impatto del traffico veicolare e dell'industria, e dobbiamo migliorare anche l'agricoltura proprio per fare in modo di avere un migliore rapporto con il nostro ambiente. Bene, io prima di salutare il dottor Paolo Caglioni, agronomo, vorrei dare i riferimenti dove poterlo contattare, sicuramente il sito www.paesaggio.net, abbiamo anche un numero di telefono 347-340-8469, le chiedo anche un'email. La mia email è studiocaglioni@paesaggio.net. Studiocaglioni@gmail.com. Lo ripetiamo, studiocaglioni@gmail.com. Saluto e ringrazio il dottor Paolo Caglioni per essere stato con noi e auguro a lui un buon proseguimento di attività. Grazie ancora. Grazie a lei e un saluto agli ascoltatori. E agli amici di Live Social dico restate con noi, vi ricordo il nostro hashtag interviste storie, non andate via, arrivederci. Live Social.